L'assemblea di Lega di ieri ha deciso per il blocco immediato del campionato di Serie B. Domani e sabato dunque non si giocheranno 35esima e 36esima giornata. Il calendario è stato rimodulato e si ripartirà dalla 35esima giornata, sabato 1 maggio. In quella data il Pescara sarà di scena a Cosenza. Tempi poi estremamente contingentati. 36esima giornata martedì 4 maggio, Pescara Reggiana. Penultima giornata venerdì 7 maggio, Cremonese Pescara. E ultimo turno lunedì, Pescara Salernitana. Quindi playoff a ritmo serrato dal 13 al 27 maggio per liberare in tempo utile i calciatori che parteciperanno all'Europeo Under 21. I play-out cui il Pescara spera di partecipare si disputeranno il 15 e 21 maggio. In attesa della ripresa del 1 maggio si giocheranno i recuperi Pescara-Entella, martedì 27 aprile, in giornata la Lega ha comunicato l'orario, ore 14. Sempre in giornata è stato anticipato il recupero di Pordenone-Pisa, inizialmente previsto anch'esso per il 27 aprile. Sarà anticipato a sabato 24 aprile, ore 16. Resta da programmare Empoli-Chievo, su cui il giudice sportivo ha disposto che il match si giochi, ma non è chiaro se i clivensi vogliano fare ricorso in appello. A tal proposito, la decisione dell'Assemblea di far slittare le ultime quattro giornate ha tolto la Lega dall'impaccio legato alle partite del Pescara. Tenere le giornate all'interno del periodo di vigenza del provvedimento della ASL avrebbe comportato quasi certamente il mancato rinvio delle gare con Cosenza e Reggiana, con le due squadre che si sarebbero presentate, e il Pescara costretto a dimostrare l'impossibilità di giocare davanti alla giustizia sportiva. Un inutile balletto, fastidioso per tutti. Oltre a ciò, preservato il regolare corso del campionato, anche se, come detto, i tempi saranno molto ristretti e il Pescara tornerà in campo senza allenamenti collettivi. Anche se nelle ultime ore è arrivata una buona notizia, il ciclo odierno di tamponi è privo di nuove positività. Ci sono speranze che il focolaio si sia arrestato. Se anche il prossimo ciclo non dovesse presentare nuove positività, la ASL potrebbe considerare l'ipotesi di far cadere il divieto di allenamenti collettivi per i negativi con qualche giorno d'anticipo, e il tecnico Grassadogna avrebbe qualche seduta in più per poter preparare in maniera decente una partita da vincere a tutti i costi contro l'Entella. Per il momento i biancazzurri proseguono gli allenamenti individuali al Poggio, a gruppi di 6 calciatori, ma senza poter fare schemi e partite e senza provare i calci piazzati. Solo lavoro di corsa e forza, con debito rispetto delle distanze.